7 fiori facili ad acquerello. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video pratico, facile e veloce, quindi spostiamoci di là e andiamo a dipingere insieme 7 fiori facili per principianti ad acquerello. Per il nostro primo fiorellino faremo una rosa. Per questo tipo di dipinto potete usare o un pennello più a punta o un pennello a punta tonda, e la grandezza del fiore dipenderà dalla grandezza del pennello. Io sto usando un 8 che è abbastanza grande e mi trovo meglio con il pennello a punta tonda. Carico mia vaschettina di colore non troppo diluito. Ok, vi avvicino e comincio con un puntino al centro, al quale poi seguiranno due abbracci, diciamo così. Su questi continuerò in maniera così, vedete? Dove c'è la diramazione, dove c'è la divisione, dall'altra parte farò i miei, e dal terzo giro comincerò a inserire una serie di petali che andranno da sopra attorno fino a quello successivo, e via via presserò sempre di più col pennello in modo da creare delle sfrangiature. Voilà. Adesso, per far sì che venga tutto più movimentato, bagno semplicemente il pennello con dell'acqua, lo lascio abbastanza carico e passo sulla parte esterna, così, in maniera molto movimentata, quindi sbordo un po' su tutta la pittura che ho fatto, in maniera anche abbastanza concentrica, in modo, vedete, da movimentare il tutto. Quindi, per rinfrancare le parti più scure, che voglio siano più scure, ripasso semplicemente col pennello più carico di colore. E voilà, la prima rosa è pronta. Per la seconda tipologia di fiorellino invece vi servirà necessariamente un pennello con una punta molto molto sviluppata. Quindi carico il pennello nella sua interezza e poi la punta la intensifico direttamente dal godet. Quindi poggio la parte della punta verso l'interno, verso il centro ideale del fiore, e roteo destra e sinistra, ok? Quindi, e poi casomai oriento per fare andare un po' di più, ma neanche troppo. Se vedo che la parte rosa è troppo intensa, scarico utilizzando il pennello. Voilà. Stessa cosa, quindi carico il pennello, intensifico la punta, punta al centro. Se voglio scaricare, cosa faccio? Asciugo le setole, poggio il pennello e automaticamente, se è un buon pennello, lui tira via il colore. Per questo fiore ho usato un pennello a punta Tintoretto Martora Kolinsky Siberiana. Ed ecco il secondo fiore facile. Sempre sulla stessa falsariga, ma con un lavoro inverso, facciamo un altro tipo di fiorellino. Prendiamo del blu e, sempre con lo stesso tipo di pennello, questa volta puntiamo
il centro nella sua parte più grande, ruotiamo a destra e a sinistra, così, e solleviamo. Quindi, imbibiamo, poggiamo, ruotiamo a destra, a sinistra e solleviamo. Poggiamo, ruotiamo a destra, a sinistra e solleviamo. Intingiamo, ruotiamo a destra, a sinistra e solleviamo, destra, sinistra. A questo punto intensifichiamo la parte centrale girando intorno e sporcando anche. Con un altro colore che si andrà ad insinuare nel colore dei petali. Poi, per aggiungere delle sfumature, una volta aggiunto l'altro colore, allargo e armonizzo meglio i petali. E voilà! E l'altro fiorellino è bello e pronto. Mettiamolo da parte. Ora ne facciamo uno un po' più libero. Per questo tipo di fiore anche un pennello bello grosso, 16 a punta tonda, e questo è un bagnato su bagnato. Facciamo un cerchio un po' irregolare, così. Voilà, mettiamo una carica, avevo l'acqua sporca, quindi automaticamente un po' d'acqua, automaticamente dico se è colorato, un po' d'acqua, tiriamo via l'eccesso d'acqua col pennello. E lasciamo asciugare perfettamente. Una volta asciutto, riversiamo acqua un po' su tutto, quindi ribagniamo. L'ho fatta asciugare per fare creare questo bordino incontaminato bello forte. Quindi prendiamo un rosso un po' meno diluito e puntiamolo al centro. E lasciamo asciugare. Una volta asciutto quasi del tutto, ma ancora un pochino umido, rinfranco giusto il centrale, così, e non mi allargo molto perché la trama della carta tirerà a sé il colore essendo ancora umida. E poi adesso carico bene la punta del pennello e solo al centro faccio una zona di colore più profondo, quindi tutto attorno, sempre con lo stesso pennello e sempre con la punta, do una serie di puntini che espanderanno e voilà, anche questo fiore semplice semplice. Ora, voi non dovete immaginare questi fiori da singoli, perché da singoli lasciano molto il tempo, sono molto esemplificati. Nell'insieme creeranno un'armonia cromatica e compositiva che farà risaltare le loro forme vicendevolmente. Per il prossimo fiorellino tornerò ad usare un pennello a punta, quindi utilizzo questo, il 4 sintetico Vaio Kazan. Ma l'importante più che altro è che sia a punta. E allora preparo un blu e traccio una linea. Quindi preparo una pozzangherina, questo lo facciamo blu e celeste, sporco maggiormente la punta e dall'apice
faccio venire fuori una serie di ventaglietti come vi ho fatto vedere prima. Imbibite tutti i peli col pennello e poi rafforzate la punta dal godet. Imbibite tutte le setole col pennello e rafforzate semplicemente la punta col godet. E schiacciate. Sarà il pennello stesso a far venire fuori il vostro fiorellino. E voilà! E anche questo è fatto. Adesso ve ne faccio vedere un tipo molto bello, fatto soltanto di trasparenze che devono essere perfettamente fatte asciugare una volta date. Partiamo dal petalo centrale, giro a destra, giro a sinistra e chiudo. È molto semplice, dovete avere soltanto un buon pennello. Giro a destra, giro a sinistra e chiudo. Giro a destra, giro a sinistra e chiudo. E lascio asciugare perfettamente. Non toccatelo se non è del tutto asciutto questo tipo di fiore. Una volta asciutto, carico nuovamente il pennello e vado a fare dei petali inserendomi tra quelli creati in precedenza, cercando di passare però una sola volta, cioè lasciando in trasparenza i petali precedenti. Faccio questa cosa su tutti e due gli spazi che ho a disposizione e rimango, vedete, più bassa rispetto ai petali posti sul retro. Con del verde creo la base. E anche quest'altro fiore è bello e pronto. Non è meraviglioso questo con le trasparenze? Facile, facile, sembra un qualcosa di veramente difficile. E adesso l'ultimo fiore facile. Una serie di puntini che partono dall'apice stretti e piano piano si allargano verso il basso. Prima faccio con un colore scuro e poi aggiungo qualche altro punto con un colore un po' più vivido. E voilà! Di questo devo farvi anche il gambo necessariamente. Voilà, ed ecco l'ultimo dei nostri fiori facili ad acquerello. Ed ecco qui i nostri 7 bellissimi fiori facili ad acquerello. Qual è il vostro preferito? Combinateli assieme e allenatevi
a creare le macchie di colore che compongono i vostri fiori. Il più difficile? Sicuramente questo e questo, perché comportano questa la miscellanea di colore nel pennello, e questo invece che voi abbiate la pazienza di aspettare che i fondi si asciughino per sovrapporre i petali superiori. Bene, allenatevi anche con la pazienza e noi ci vediamo subito dopo le foto. Nostri fiori sono 7, sono belli, e io so che il modo migliore per imparare a dipingere è dipingere, quindi darvi gli strumenti per poter cominciare a fare pratica e conoscere i materiali. Ovviamente la bontà del pennello e la bontà della carta fanno la gran parte del lavoro in questi fiori facili, perché un supporto buono accoglierà bene le pozzanghere d'acqua e un pennello buono tirerà via il giusto grado di acqua e rilascerà il giusto grado di acqua. Quindi quando mi chiedete il materiale indispensabile per un principiante, più che il colore è importante forse il pennello e la carta. Ricordatevelo sempre, perché imparare su buoni supporti vi darà veramente quella che è la visione completa del lavoro dipinto. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su e una condivisione. Venitemi a trovare anche sui miei altri social, Instagram e Facebook, cercate sempre Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!